quando ho saputo la notizia dell'arresto, ho alzato i piedi da terra quantomeno per un metro, perché appunto era la fine di un'era, è molto importante. Poi pensare che dovevo tagliare i baffi, sai, mi veniva un po' pesante, ma ovviamente le promesse si mantengono, e avendo tagliato i baffi mi sentivo nudo. È stato un momento importante e determinante per questa terra, perché era uno spartiacque tra quella che era considerata la vecchia mafia, la mafia stragista, la mafia imprendibile, la mafia tutto quello che vuoi, e quello che invece da questo punto di partenza potrebbe nascere per una terra e una Sicilia libera e migliore. Io credo che l'informazione ha un ruolo importante nella lotta contro le mafie in generale. Il ruolo del giornalista dovrebbe essere da cane da guardia del potere, ecco, viene definito così, ma io lo vedo come più che altro un bodyguard, un bel cane da guardia. Noi abbiamo tanti chihuahua invece. Proprio ieri noi abbiamo fatto un servizio per racchiudere quello che era il denaro, il potere economico di Matteo Messina Denaro, di cui abbiamo fatto il conto dai 4 ai 7 miliardi di euro. Tra questi, tra le altre cose, c'è anche Nicastri, l'alcamese, con l'eolico e i sequestri per 1,5 miliardi di euro. Tra questi c'è anche la 6GDO, i Desparre a Castelvetrano, dove sono stati sequestrati centinaia e centinaia di milioni di euro, c'è la Valtur, c'è tutto quell'impero economico che ha permesso a questo signore, ecco, di camminare col giubbotto da 10.000 euro, con abiti griffati, eccetera, eccetera. Tra consenso, che qualcuno chiama omertà, e tra paura, cioè, la differenza è molta. Molto spesso in questi paesi oggi vengono dichiarati omertosi, vengono dichiarati persone che ovviamente hanno coperto questa latitanza, persone che, attenzione, sono persone che hanno paura, perché vorrei ricordare che la mafia spara, la mafia uccide, la mafia è pur vero che si è inabissata, ma ancora c'è quella mentalità che si può morire di mafia.